un centro di accoglienza. Oh! Siete bellissimi, grazie. E mi presento, Gianluca Impastato, bello senza età. Ma perché non ci dice mai? Ma perché non ci dice mai la sua età, scusi? È perché non me la ricordo. Ah, ho capito. Semplicemente per quello. Allora, Gianluca, sì. Gianluca intanto calmino. Poca confidenza, sono un VIP, non mi dare del tu, mi dai del lui. Lui? Cosa ha combinato questa settimana? So che sono arrivate anche proposte di lavoro in teatro. Beh sì, sì! Sono arrivate delle proposte teatrali e importanti, dopo Benigni, Legge Dante, mi hanno proposto Impastato, Legge Dante, ma ho detto di no. Perché? Perché prima Dante deve leggere me, poi al limite io leggo lui. Bravo. Se non si è capito. Non è, voglio dire... Mi sembra che si stia montando un po' la testa, eh? Allora, ti devo dire la verità? Sì, un pochettino. Però sono rimasto comunque quello umile di sempre. Il ragazzo della porta accanto, quello che comunque è bello, capito? Per sì, questo. Sì. E devo dire che prima del Grande Fratello la mia vita era fare, per esempio, la gente mi incontrava per strada e mi diceva: fai prapapappo, il mistero risolto. Fai l'enologo, bene, buonasera, buonasera, buonasera. Che è uguale a prapapappo. Fai il fotomodello, sì! Che è uguale all'enologo del prapapappo. Adesso, dopo il Grande Fratello, è cambiato tutto. Per esempio, la gente mi incontra per strada e mi dice: Gianluca Impastato, faccio una bestemmia. Io, no! No, ma perché no. Sono rimasto quello umile di sempre? Mi so che ho fatto già le cartoline con la bestemmia. Che stai facendo? Sei forte. Ma you are strong. Ma tu cosa stai facendo? Beh, sono arrivate tantissime proposte lavorative. Mi hanno proposto, pensate, una parte nel musical dedicato a Michael Jackson. Poi mi hanno visto ballare e mi hanno offerto la parte di Michael Jackson. E tu hai accettato, vero? No, non ho accettato perché mi hanno detto: fai Michael Jackson adesso. Cioè? Pensano 3 ore dentro una bara così. Oh! Io vorrei ringraziare Gianluca Impastato, una persona che da GF VIP si è portato via il guardaroba di Maggioglio. E quindi quando è uscito da Grande Fratello VIP è l'unico che fa meno serate di prima. Grazie. Dove possono scriverti? Ci vediamo dopo.